Il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi attraverso i quali la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita di bambini e bambine registrati all'anagrafe con il cognome della cosiddetta mamma intenzionale, oltre a quello della madre biologica. Una situazione simile si era verificata in comune di Belluno quando nel maggio 2023 l'amministrazione aveva negato la trascrizione della doppia maternità di una bimba nata in Austria da due mamme, registrazione che poi è avvenuta in questi giorni. La vicenda è stata richiamata dai consiglieri La Grua e Ferro che in una nota si sono detti perplessi sul cambiamento di rotta di Palazzo Rosso. Ma i casi non finiscono qui. Nel 2018 anche Borgo Valbelluna, più precisamente l'allora comune di Mel, si era trovato a dover gestire una richiesta di riconoscimento del doppio cognome per un figlio nato da due donne. Il sindaco Cesa aveva consentito, ma la pratica era stata contestata dalla procura. La famiglia da questo punto di vista è comunque andata avanti, è ricorsa nei vari gradi di appello e so che adesso la questione è in qualche modo all'attenzione della Corte europea. È un caso comunque diverso rispetto a quello che è capitato a Padova e che si sta discutendo in questi giorni, in quanto a Padova si trattava di una trascrizione di atti che si erano già formati all'estero e che avevano già in qualche modo riconosciuto la doppia genitorialità delle due mamme. Quel che è certo è che gli amministratori si trovano di fronte a un vuoto normativo. La sentenza del Tribunale di Padova pone nuovi quesiti in una partita ancora ben lungi dall'essere correttamente normata. Questo evidenzia quanto sia necessario in qualche modo intervenire e quanto sia, secondo il mio punto di vista, importante riconoscere i diritti di questi bambini che comunque vengono alla vita dopo un atto e una volontà di grande amore.